Ciao Alex Onofri, in questo video ti insegnerò a capire se e quanto piaci ad una persona, maschio o femmina che sia, da come e dove ti guarda. Ok, quindi dal come ti guarda, dal suo sguardo, anche se non vuol farti capire e trasparire niente, capirai se e quanto e per cosa addirittura interessi ad una persona. Se ti interessa accedere a tutti i miei contenuti quotidiani, aggiungimi a Facebook. Trovi il link nella descrizione del video. Qui sotto troverai pure dei link da cliccare per andare alla pagina con la lista di tutti i miei contenuti gratuiti. Allora, ci sono delle parti del nostro corpo che se vengono osservate ci comunicano un interesse nei nostri confronti. Questo vale, ripeto, per maschi e per femmine e non è tanto scontato come molti oserebbero dire della serie "Ah, ma io capisco gli altri dallo sguardo, eccetera, eccetera", perché spesso gli altri non vogliono rivelare se sono interessati a voi e per cosa, quindi sesso, affetto o altro, e quindi stanno molto sulle loro e non capite se siete interessanti per la loro percezione, consapevole o inconsapevole. Quindi, anche perché a volte l'interesse verso una persona, questo avviene maggiormente nelle donne, non è subito consapevole e cosciente, ma è graduale e quindi voi potrete in questo modo capire quasi prima della persona stessa a livello consapevole se questa persona sta iniziando a nutrire dell'affetto o sentimento verso di voi o anche un'attrazione fisica. Allora, iniziamo con il primo tipo di sguardo che la persona vi fa, che in realtà non è un tipo di sguardo, ma è un tipo di spazio corporeo che la persona verrà a guardare in voi. Allora, si chiama, diciamo così, lo sguardo, com'è che l'hanno chiamato, lo sguardo di lavoro, lo sguardo ufficiale, non so, comunque sia. Si dice normalmente che sia questo triangolino, che chi ti guarda in questo triangolino, che non ho capito che significa, perché chi è che ti guarda qua, che ti guardano il terzo occhio per ipotizzarti, ora sei il mio potere, no, ti guardano gli occhi e poi qua voi dicono che questo sia il triangolo che se guardato significa che è un tipo di sguardo verso chi vuoi avere, verso una persona per la quale vuoi avere soltanto un rapporto ufficiale, lavorativo, serio, non ti interessa, ma la guardi, basta. Beh, in realtà io ho scoperto da lato pratico, dopo che tutti i libri di CNV, di comunicazione non verbale, linguaggio del corpo, ti dicono che c'è questo triangolo perché si fotocopiano i libri uno con l'altro, ho scoperto che in realtà questo sguardo, diciamo così, neutro, autorevole, nel senso che ti vedono come una cosa ufficiale, basta, niente di personale o sessuale o sentimentale, è rivolto a tutta questa zona qua, perché a volte ti guardano le sopracciglia, ti guardano la fronte se si muove, e quindi tutta questa zona qua, quindi dal naso in su, tutta questa zona qua. Ok? Quindi a volte si guarda il naso di una persona perché sta vicino agli occhi, magari ce l'avete piccolo perché ce l'avete piccolo, ce l'avete grande perché ce l'avete grande. Comunque se il naso si guarda qua intorno, l'occhio come è fatto, magari il trucco o non trucco, se siete maschi, almeno spero che siete maschi non mettete il trucco negli occhi, a meno che non fate il corvo. E quindi se una persona vi guarda esclusivamente in questa zona, quando interagisce con voi, a meno che non abbiate una cosa di particolare, un ciuffo giallo alto 2 metri, significa che non è interessata a voi né sessualmente né affettivamente e neanche come amico e roba simile, ma soltanto come situazione sociale, al massimo una buona empatia, eccetera. Quindi, se la persona non guarda le parti che adesso vi dirò in seguito, significa che ancora non avete creato nessun tipo di interesse, né sessuale, né fisico, né relazionale, né sentimentale, nemmeno di amicizia profonda. Ok? Poi, una parte che delle parti, anzi, che vengono guardate quando si sta creando dell'affetto, del sentimento, un'empatia molto forte, è praticamente, oltre a questa parte che viene guardata per forza, c'è l'osservazione della bocca, ok? Quindi le labbra, so, anche i denti, ovviamente, quindi questa parte qua, come è fatto, non so, il pizzetto o il mento, ovviamente se siete donne spero che non avete il pizzetto.
capito? Quindi si guarda la parte della bocca, anche questa parte qua. Cioè è raro che una persona vi guardi qui o qui, i capelli si guardano giusto per vedere nell'insieme, ma è abbastanza neutro anche quello, a meno che non l'avete schizzati o strani. E quindi se la persona inizia a guardarvi le labbra, la bocca, significa che vi si sta avvicinando a voi, anche se non vuole, perché non è che se guardo una persona nelle labbra per un attimo, tipo faccio così, cioè da così faccio così, no? Questa roba qua è... so che questa persona capisce che io sto comunicando interesse, no? Magari mi ci cade, come ho fatto adesso, un attimo l'occhio. Ecco, se avviene questo, significa che si sta creando una certa vicinanza, che state identificando la persona come un soggetto potenzialmente affettivo o comunque sia di forte vicinanza. E piccola parentesi, occhio se un vostro partner inizia a guardare la bocca, eccetera, di qualche altro soggetto del sesso opposto. Cioè, insomma, cercate di curare quella relazione lì, di starci un po' dietro, perché qualcosina si sta creando. Può essere un'empatia profonda, una simpatia profonda, però sapete che è da quel tipo di empatia profonda che poi nascono cose più approfondite in tutti i sensi. Quindi questa zona della bocca, oppure questa zona qua, quindi questa scollatura non sotto, non il petto se siete donne e non la scollatura se siete donne o avete qualche monile o roba simile, ma proprio questa parte qua. Qua, il girocollo, cioè la persona tende a guardare perché è una zona di affetto, le persone che si vogliono bene qua si toccano, è una cosa di affetto, no? Quando una persona la volete un attimo, volete avvicinarvi, mettete la mano qua anche, no? Ecco, poi negli uomini, quando una donna guarda anche il petto, questa zona qua, che è molto, diciamo così, umana, cioè riconosce il maschio, l'uomo, il ragazzo come qualcosa di umano e quindi qualcosa con cui poter interagire proprio personalmente, e le mani, ok? Soprattutto le donne verso gli uomini, se guardano le mani, significa che si sta creando qualcosa, empatia, perché c'è, le mani sono una cosa in realtà molto intima. Provate a toccare le mani così di una persona e vedrete che è una cosa molto intima, quasi più intima che toccare una coscia, una gamba e quasi una natica a volte, ok? Quindi ricordate questa zona qua, nulla di sessuale, la bocca, delle parti anche del corpo e le mani. Ok, allora quando una persona guarda queste parti di qualcun altro significa che sta creando empatia affettiva, sentimentale, eccetera, sempre graduale ovviamente, non è che si vogliono sposare. Poi il terzo tipo di sguardo, quindi di cose osservate, sono quelle che potete capire tutti, sono le zone sessuali, quindi la donna da qua inizierà a guardare sotto, dagli addominali alle parti più intime, quindi le natiche, vabbè, a questo non è che devo insegnarvelo, già lo sapete, e così anche l'uomo che guarda subito le due cose più importanti che possono essere qua o sotto di una donna quando la vuole sessualmente, o almeno di solito, cioè quando va sotto la scollatura, a livello fisico comunica sempre un interesse fisico. Diciamo che l'uomo guarda sempre la parte fisica di una donna e quindi è quasi impossibile che un uomo non guardi il fisico di una donna, anche perché proprio è una cosa atavica con cui nasce a livello genetico, è proprio l'occhio che cade, forse l'occhio maschile è più pesante, quindi va giù. Però notate, se volete capire l'interesse di un uomo verso una donna, una femmina, una ragazza, notate se guarda anche la parte del collo, quindi come è fatto a livello di collo, perché qua sono zone intime, e quindi se guarda anche la scollatura alta, non quella bassa, o così, ma la scollatura diciamo così affettiva, non quella sessuale che sta sotto, e le mani, oppure la bocca di una donna, ok? Quindi notate, quindi sguardo neutro, ufficiale, razionale, sguardo oltre a questo affettivo, le mani e il collo, la parte sotto del collo, e il resto del corpo è lo sguardo sessuale che ben potete capire. Ok? In questo modo potete avere delle risorse in più per interpretare dallo sguardo il linguaggio del corpo, cosa vuole o non vuole una persona da voi o da qualcun altro che magari dovete controllare, anche se non lo sa razionalmente e consapevolmente. Ok?
mettimi un mi piace al video se ti è piaciuto, condividilo se può servire ad altre persone, ti piace far conoscere queste cose anche ad altri, commenta qua sotto per darmi dei consigli oppure farmi altre domande, consigliarmi altri video, e iscriviti al mio canale per rimanere connesso. Ci vediamo negli altri video ed applica sempre, perché questo ti rende sempre più strong. Ciao da Alex Onofri. Vorrei comunicarti che mi sarebbe utile il tuo aiuto per offrirti contenuti migliori. In questo modo avrai un guadagno anche tu. L'unione fa la forza. Quindi, se il video ti piace, puoi comunicarmelo cliccando su mi piace e commentare qui sotto con domande, consigli o altro a tuo piacere. Puoi condividere il video per farlo arrivare a chi ne ha bisogno e iscriverti al mio canale. Grazie della visione e ci troviamo nei prossimi video o di persona se ti va di iscrivermi.